Ma al museo sì, però per noi è importante questa cosa, noi siamo un comune grandissimo come estensione, lo dico, siamo il secondo in tutti i Varesi come estensione, ma pochissimo abitato. E il fatto di provare a trovare attraverso la cultura un canale privilegiato per far conoscere i nostri luoghi, portare qua persone, è sempre stato il nostro sogno, è il nostro impegno. Siamo riusciti? Non lo so. E il fatto che siamo qui anche oggi, certamente la strada è questa e noi ci crediamo, ma abbiamo un sacco di amici che ci aiutano e quindi siamo convinti di farcela. Bene, diciamo che questo percorso, un applauso al sindaco. E adesso proprio due Questo parole testo veloci sopra a cui fa grand'angolo Sagnarandina. di Sagnarandina è qui la persona che ha messo in piedi veramente tu fai tutto. così. Ha cominciato nel mese di aprile a dirgli: Daniela, cosa ne dici se Bellissimo. facciamo una cosa? Sì. E io ho detto: vabbè, prova. Non ero molto convinta. Poi ieri sera parlandone con Marco Ha Antonetto, detto Marco amo Antonetto è Sagnarandina. forse uno dei galleristi italiani più noti, non dico solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti. E avremo modo di sentirlo adesso al telefono, ed è anche un collezionista. Mi dice anch'io quando sono arrivata all'inizio per fare questo non avevamo tanto creduto, abbiamo sbagliato. Cosa volevo dire? Contenuti, No, io sono contenta invece che il sindaco abbia creduto in questa proposta, perché comunque spero che porti a qualcosa, cioè io amo la fotografia. E spero che la fotografia abbia un suo ruolo, ecco, questo è il punto principale. sì, ma c'è un movimento dietro a te, perché ieri sera eravamo a tavola e ognuno c'era 30 persone, veniva da Roma, veniva da Firenze, cose che questo va spiegato. Ma io penso che sia proprio l'amore per la fotografia che smuove le persone, cioè Fototrace è un evento particolare, nel senso che non è la prima volta ed è un evento nazionale, dove degli appassionati che hanno la stessa passione per l'amore della fotografia si ritrovano. Dunque riesce a smuovere veramente le persone. Quale fotografia sono? Però questo non era concordato, No, vabbè, è una fotografia più manuale, più artigianale, io la definirei così. E non mi sento di dire artistica, nel senso che ci sono altre fotografie artistiche, però è l'aspetto completamente diverso proprio il fatto che c'è una componente più manuale rispetto magari alla fotografia più utilizzata ora. Grazie, Sonia. Bene. Allora, le persone che sono state invitate a questo tavolo, come avete già sentito, sono Marco Antonetto, che in realtà sentiremo al telefono. Poi abbiamo di nuovo al telefono Settimio Benedusi, altro fotografo molto famoso, molto importante. Abbiamo Beppe Volchi, e Beppe Volchi è qui perché l'abbiamo voluto assieme a Marco Antonetto. Perché Beppe Volchi, fotografo certo, ma è uno forse dei formatori più raffinati che il mondo della cultura fotografica italiana ha. Poi abbiamo Beniamino Terraneo, e Beniamino Terraneo è il tecnico, è il preciso, è quello che sa come si deve stampare una fotografia, ma quante volte ci puoi provare per essere certo che venga come lui immagina, e poi non è sicuro. E poi c'è Giancarlo Vallarelli. Con Giancarlo Vallarelli abbiamo trovato un feeling abbastanza veloce perché quando l'ho sentito ha subito parlato di chimica, ha subito parlato del bilancino e io ho capito quello che vi stava dicendo. Ho capito di come di nuovo una volta in più fosse così difficile lavorare, e diciamo finalmente questa parola, con la fotografia analogica. Poi però con Vaiorelli il tema è andato più lontano, perché anche lui sta trovando un percorso per poter far coincidere, non dico coincidere, ma trovare lo stesso binario per quello che riguarda la fotografia digitale e la fotografia analogica, ne parleremo, tant'è vero che il suo breve intervento noi l'abbiamo chiamato il matrimonio, con o contro chi. E poi c'è un angolo separato dagli altri, c'è Fabio Minazzi. Perché? Perché nel corso di tutte le conversazioni che io ho avuto, e ringrazio tutti questi studiosi, io li chiamo studiosi, che mi hanno dedicato tanto tempo, emergeva continuamente una parola,
memoria, memoria, memoria. E quindi con il professor Fabio Ignazzi dell'Università di Varese, filosofia della scienza, con lui ho lavorato molto spesso, e della tecnica, ho pensato che era importante poterlo avere fra noi, perché ci potesse spiegare questo passaggio, quest'ansia e questo bisogno della memoria. Come è organizzata questa tavola rotonda? Bene, l'abbiamo divisa, se permettete, in due parti. La prima, e abbiamo capovolto i termini, il risultato. Quindi vuol dire che abbiamo modo di parlare con Marco Antonetto, con Settimio Benedusi e con Reza Cattie. Reza Cattie è un fotografo che vi sorprenderà, non ho voglia adesso di dirvi di più, è un insegnante, è molto noto all'Oltre Alpe ed è molto molto anche apprezzato. Quindi, come vi dicevo, la prima parte con loro sarà dedicata ai risultati, la seconda parte sarà dedicata al processo che sta dietro e alla sua complessità. E poi con Minazzi ci sarà il senso del tutto alla ricerca della memoria. Quindi adesso, se mi permettete, io comincio a chiamare immediatamente al telefono, e non è così facile, però ce la facciamo. Avete pazienza. A chiamare Marco Antonetto. Eccolo qua, vediamo. Bene, senta, io poco fa ho fatto la presentazione sua dicendo che lei è uno dei galleristi e dei collezionisti tra i più interessanti e anche i più importanti. E con lei quindi vorrei riuscire un po' a capire il discorso di che cosa vuol dire essere gallerista. Perché cominciamo con lei? Perché se la fotografia deve diventare un'opera d'arte, in sostanza è il gallerista poi che deve portarla avanti. E no, quindi... No, è l'artista che deve farlo, il gallerista aiuta l'artista bravo, ma però l'artista deve essere lui a volerlo, e quello che ti dico, ci vuole un carattere d'artista, ci vuole una personalità d'artista, però la cosa importante, pensavo che sta aspettando la telefonata, è che artisti si nasce, magari non lo si sa, ma artisti si nasce, e si può utilizzare qualsiasi tecnica, compresa la fotografia, per esprimere la propria arte, il proprio pensiero. Questo è una cosa molto importante, quindi il fare delle belle fotografie non vuol dire essere artista. Questo penso che sia un concetto che deve essere chiaro delle persone che vogliono sfondare nel mondo dell'arte. Quindi? La fotografia è arte, questo va da sola, ma non si piove. Per cui bisogna essere artista per poter affermarsi. Certo, però lei più volte mi ha parlato di un percorso che è necessario e anche di un certo atteggiamento, in attitudine. Certo, assolutamente, assolutamente. L'atteggiamento è molto importante, chiaramente bisogna accettare i consigli, bisogna... scusi, è che sono in una fase di... che devo dire qui, allora un attimo di attenzione sul guida. Sì, comunque certo, l'artista deve muoversi in certa maniera, non può pensare di nascere imparando, deve veramente ascoltare, deve avere la grande volontà di voler riuscire. Quindi deve avere una sua certezza dell'arte dentro di sé. Ma questa si acquisisce o c'è? Secondo lei? No, allora, e questo si acquisisce, ma però deve essere già abbastanza, deve essere abbastanza dentro alla persona. Ma il gallerista oggi però in sostanza chi è Marco Antonetto? Perché ha subito un'evoluzione che non è niente. Chiedo scusa, mi sentirete tutte le indicazioni. Mi sente? Certo che la sento, benissimo. Ecco, allora, lei mi stava dicendo si nasce o si diventa. Sì. Beh, sicuramente questo atteggiamento deve essere innato e poi dopo diventa.
ci sono state delle persone, ci sono gente delle persone che sono state potenzialmente dei grandi artisti, ma che non hanno in vita, non sono mai venute fuori perché non avevano questa, scusi, che sto cercando, spero di non sbagliare. No, la seguiamo. Allora, devo aver sbagliato la strada, è difficilissimo per me guidare e parlare, specialmente adesso che ho lasciato la sottrada. No, non vado avanti perché non voglio farle sbagliare strada. La ringrazio già per questa sua presenza. L'avremmo avuto qui fra noi, ma questo non è stato possibile. Quindi la ringraziamo e le auguro buona continuazione. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Non è stato facile, chiedo scusa, ma con tenere il telefono e il microfono, poi lui lo conosco e mi dispiaceva che potesse sbagliare strada, insomma, perché sta andando a un evento simile a Rovigo e quindi raggiungere Rovigo non è così facile. E ora vediamo un po'. Eccoci, ci siamo? Ci siamo. La voce. Ecco, allora senta. La voce. Ecco, allora, abbiamo il microfono e abbiamo il telefono Settimio Benelusi, anche lui ha poco tempo, un grandissimo fotografo, anche qua alla mostra abbiamo visto una ripresa di una sua fotografia che è estremamente interessante, e con Settimio Benelusi una domanda soltanto. La fotografia è scissa dal resto del mondo dell'arte contemporanea? E quando io ho fatto questa domanda lui mi ha detto, oi, e ora? Cosa uno
Ecco, prima di chiudere questa conversazione con lei, perché ci aveva già detto che aveva poco tempo, chiedo scusa insomma, ogni tanto succede queste cose. Senta un po', quanto penso sia importante trovare il gallerista giusto per poter poi fare in modo che la propria fotografia diventi anche un'opera d'arte? Depende di cosa dire.
secondo me è un problema, nel senso che avere a disposizione tutta la musica del mondo è come non avere niente, è come veramente era meglio quando una casa aveva 10 LP e ascoltava quei 10 LP, adesso averla tutta è come non avere niente. E quindi anche qua l'avere delle macchine digitali che possono fare infinite fotografie è come non farne ancora, no? È meglio fare un click con un barcodico, perché quel click sarà editato, pensato, come ascoltare la musica con LP, perché uno ascolta la musica con LP, vuol dire che la prende, lo toglie la busta, lo mette dentro il giradischi, si siede e ascolta quel disco, e ascolta il disco. No, è diverso che avere sotto una musica continua che passa, perché temo che si perde valore. Il concetto per quanto mi riguarda è chiaro, forse potremo riprenderlo, per il momento la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro sul suo set, insomma. Un applauso. Bene, ho detto che in sala avevamo un altro fotografo, un fotografo particolare, siamo sempre nella prima parte. È Reza Khatir. Reza Khatir forse in Italia non so quanto sia noto, ma all'estero è veramente molto noto. In Svizzera lavora per la SSR, la società svizzera di radio e televisione, ha fatto delle produzioni che sono molto belle, ma anche le sue fotografie erano d'altro. Però io adesso vi presento un altro modo di fare fotografie di Reza Khatir. Narcisi. Se avessi un mantello di luce o un sogno ricamato con le spezie d'oriente, se avessi un libro scritto con l'inchiostro della notte che parlasse di te, se avessi la polvere d'oro e d'argento per dipingere i narcisi del paradiso o il percorso di un fiume, e se le mie spalle fossero un ponte sopra un torrente e tu dovessi attraversarmi, fallo con leggerezza, perché sono i miei sogni. Ecco, quando io ho detto a Khatir che questa poesia mi piaceva molto, me ne ha mandate delle altre. Ma io ho tenuto questa perché in sostanza Khatir è nato in Iran, a Teheran, studiava ingegneria dell'alimentazione, poi ha mollato tutto perché il suo sogno era la fotografia. Ne possiamo solo velocemente parlare, Khatir? Eda, hai un microfono. Ci sei? Sì. Buonasera. La tua poesia è una fotografia? Diciamo che microfono alla bocca. La cultura orientale è molto visiva, comunque non è molto astratto. Come una volta mi hanno chiesto di descrivere la cucina persiana, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato dire non è una cucina intellettuale, ma molto distintiva, perché se chiedi a qualcuno quanti pomodori, dice beh, quanto è rosso, o quanto tempo per cuocere, ti dirà beh, finché è cotto. Dunque, okay. Si parte un po' da questa cultura molto antica. Io ogni tanto ho scritto dei testi soprattutto per i miei lavori fotografici, non come didascalia, ma un po' come un accompagnamento, sì, non necessario, ma è un piacere per me, comunque non ho delle pretese in quel senso. Nel corso delle nostre conversazioni telefoniche, anche tu hai spesso sottolineato, scusatemi se arrivo del tuo, ma è un collega, hai spesso sottolineato la questione della memoria, la fotografia come memoria. E quindi prima di passare alla seconda parte, a quella della tecnica, della ricerca, della formazione, vorrei che tu ti potessi un attimo esprimere su questo concetto, perché mi avevi colpito nel modo con cui l'avevi espresso. Ma credo che io avevo capito molto prima di comprarmi la macchina fotografica con la serie, perché da bambino mi avevano regalato una macchina
avevo capito che, ecco, brava. Che l'occhio è per eccellenza la migliore macchina fotografica, dunque io per abitudine di solito registro tutto quello che vedo. Non ho mai una macchina fotografica con me, non sono uno di quelli che la porta, proprio non ce l'ho mai. Quando ce l'ho vuol dire che sto andando a fare delle fotografie. Dunque, detto questo, ho anche capito che la memoria, i ricordi portano una grande solitudine, dunque uno accumula magari degli eventi, però a un certo punto, se qualcuno ha la possibilità di raccontarli in qualche modo, come chi magari scrive dei racconti, chi lo fa tramite la pittura, non so, è un grande privilegio. Dunque, questa solitudine di un fardello della memoria si può alleggerire un po' scattando delle fotografie. Detto questo, per me la fotografia è memoria, dunque quando vado a realizzare un'immagine, di solito questa immagine ce l'ho già nella mia testa. Anche lì ho un pochino abbandonato questo concetto di fotografia verità, fotografia del reale, perché comunque ogni inquadratura è una presa di posizione, secondo me, ideologica e molto personale. Dunque non esiste la fotografia che racconta la verità, ma racconta un po' la verità del fotografo. E poi appunto credo che una cosa che ritornando al discorso della memoria mi ha colpito ultimamente, poi concludo, che ho letto su un quotidiano una sentenza che ha fatto giurisprudenza perché un giudice ha dato ragione a qualcuno a quale era stato violato contenuti di un suo smartphone, dicendo che a tutti gli effetti questo apparecchio è un'estensione della memoria. E questo l'ho trovato molto angosciante, perché ho sempre creduto che fosse la memoria fosse l'unica proprietà privata a quale nessuna autorità ha accesso. Pensare che tutta l'esistenza di una persona, la sua memoria, va a finire dentro un apparecchio che tra l'altro è molto facilmente manipolabile, lo trovo abbastanza sconcertante. Devo rubare questo microfono perché altro non funziona più. Per il momento grazie, Rita. Grazie. Beppe Volchi. Al telefono gli ho chiesto se lui era pronto a parlare di formazione, perché mi ha colpito la sua capacità e il suo curriculum sulla formazione. Tutto il resto siete tutti del settore, sapete benissimo le capacità e chi è Volchi. Volchi è stato zitto un momento e mi ha detto: no, ma bisognerebbe parlare di cultura, di preparazione e poi di formazione. Lo riprendiamo questo discorso? Sì, diciamo che la mia esperienza nel campo della formazione nasce ovviamente dalla mia esperienza personale, e ho sempre cercato di portare le mie conoscenze a disposizione di chi mi ascolta, di chi ha la pazienza e voglia di ascoltarmi. Affrontando questo i discorsi, fatti specifici legati alla fotografia con memoria, alla conservazione, ho individuato questi diversi livelli a cui si può o si deve sottoporre chi vuole imparare o che deve fare, che deve insegnare. L'estensione più ampia è la cultura. Cultura è tutto, no? In particolare in fotografia cultura è storia, cultura è evoluzione,
cultura sono le motivazioni. A un livello più basso, diciamo intermedio, vedo quella che è la formazione che trovo indispensabile per poter lavorare, per poter farsi poi una cultura e un'esperienza, che è prevalentemente, vedo, orientata alle modalità, alle tecniche, alle possibilità, sia tecniche che espressive. C'è però un livello prima ancora, che secondo me è estremamente importante, che è quello della preparazione. Uno può non essere capace di montare un obiettivo o di distinguere un grand'angolo da un teleobiettivo, però deve essere preparato ad affrontare una certa situazione, come facciamo normalmente quando viviamo, no? Cioè se vedo che piove, metterò delle scarpe che non facciano passare l'acqua, no? Quindi mi preparo, mi porto un ombrello piuttosto che il golfino se fa freddo, no? Questo non è ancora cultura, lo può diventare in generale, ma è quello che proprio io intendo, uno è preparato ad affrontare una certa situazione. E in fotografia, ahimè, soprattutto con l'evoluzione che c'è stata in questi ultimi anni, non esiste più nemmeno la preparazione. Quando la fotografia era praticata soltanto, tra virgolette, da pochi eletti, da chi aveva voglia di impegnarsi, prima di tutto tecnicamente, poi finanziariamente, culturalmente, per forza doveva passare attraverso quella fase. Tutti gli altri potevano rimanere in qualche modo esenti. Oggi la fotografia la praticano tutti, la pratichiamo tutti, ci sono più macchine fotografiche che qualsiasi altro strumento, si fanno fotografie, dicono, che ogni giorno vengono messe, postate su internet oltre 3 milioni di fotografie, ogni singolo giorno, no? Quindi evidentemente stiamo tutti usando e scattando fotografie, però non abbiamo la preparazione, ci manca quella fase iniziale che ci può consentire poi di preservare, giusto perché parliamo di memoria e di conservazione, che ci possa preservare quello che queste informazioni che abbiamo scattato. E lo trovo tragico, perché ci affidiamo a uno strumento che è semplicissimo, perché basta fare clic e ormai tutti considerano per fare una fotografia, se dici basta fare, che bisogna c'è un fotografo, basta fare clic, no, l'immagine viene sempre o quasi sempre. Ci dimentichiamo però di tutti gli aspetti, delle particolarità, se voglio ottenere qualcosa di specifico, ma anche soprattutto parlando dell'argomento di questa tavola rotonda, di che cosa succederà dopo. Che cosa ne faccio di queste fotografie? Che cosa succederà? E di qualche tempo fa, suggerimento di qualcuno, adesso non ricordo il nome, ma mi sembra un esponente altissimo di Google, che ha consigliato a tutti di stampare le proprie fotografie, perché è il modo sicuro di poterle preservare. Perché nessuno è mai sicuro di che cosa succede all'interno di questi nostri strumenti, che sono facilissimi, sono leggerissimi, sono comodissimi, ma che garanzia ci danno? Ai tempi della fotografia, chiamiamola analogica, non mi piace il termine analogico perché non fa bene, diciamo la fotografia chimica, argentica, la conservazione delle immagini era un qualcosa di normale, cioè si facevano gli album fotografici, no? Per cui all'interno si mettevano le stampe con una data e questa è memoria, questo è un qualcosa che rimane, questo è un album che aveva fatto mia madre tempo fa, no? Con
un po' l'evoluzione di quella che era la famiglia già in epoca avanzata, no? E se andiamo a vedere proprio quella che è la preparazione, che poi io sintetizzo in qualcosa di prima ancora, di quella che chiamo saggezza popolare, no? L'esperienza ha portato chiunque avesse le fotografie a conservare, a mettere in cassetto, in una scatola da scarpe, no? Qualunque cosa succedesse, no? Andiamo a vedere le fotografie, tiro fuori la mia scatola da scarpe e tiro fuori le mie immagini. In molti casi, giusto la saggezza popolare, cosa ha pensato? Mettiamolo nelle scatole di latta, no? E guarda caso, la scatola di latta è il sistema migliore per conservare le fotografie, perché mettere in un cassetto di legno o di carta, eccetera, ci sono comunque dei vapori, chi si occupa di conservazione lo può confermare, che comunque preserva le fotografie molto meglio di qualsiasi altro sistema. Oggi noi le nostre fotografie le salviamo su questi aggeggi di qua, no? E tremate al pensiero di perdere uno di questi. Non pensiate mai che quello che c'è qui dentro resterà per sempre. No, addirittura, giustamente, l'evoluzione tecnica ci ha portato a memorizzare tutto su dei bellissimi hard disk, no? Che contengono 5.000, 50.000 immagini. Wow! Costa poco, facilissimo. Che cosa mi serve d'altro? Che cosa mi serve d'altro? Io ho questa scatola. Mi cade? La apro? Al limite le fotografie si sono mischiate, ma io le mie fotografie le ho tutte comunque. Che cosa è successo alle mie 50.000 fotografie? Rischio di non avere più niente, assolutamente. E questo è un qualcosa a cui nessuno pensa. Non c'è la saggezza popolare di dire, signori, quello che c'è virtualmente su un supporto è virtuale. E se io non mi preoccupo di salvarlo, se io non mi preoccupo di preservarlo, rischio di perderlo. Ma non ci vuole tanto per capirlo, però nessuno ne parla. Soprattutto chi dovrebbe, secondo me, dal punto di vista commerciale, essere interessato a questi aspetti. Ma nessun ministro della cultura, nessun ministro dell'istruzione si preoccupa di queste cose. Grazie. Suona? Sì. È Beniamino Terragno. Il quale Beniamino Terragno tranquillamente mi ha detto: il digitale è l'esasperazione del business. In più, cioè, è veramente una cattiva informazione manipolata dai produttori. La conservazione della memoria, che ci piaccia o non ci piaccia, ed ecco quindi il passaggio tra digitale e analogico, perché per noi fotografi sta diventando così importante la discussione, e non deve essere solo una discussione nazionale ma internazionale, mondiale, è fondante, perché altrimenti noi perdiamo la nostra memoria. Poi gentilmente mi ha mandato, come dico io, una serie di argomenti molto tecnici per spiegare come conservare la memoria. Io non so se questa sera potremo elencare queste cose, però riprendere un attimo il ragionamento mi sembra importante, perché il dibattito è sì tra digitale e analogico, che invece lei non vuole chiamare analogico, Beppe, ma come lo chiami? Fotografia argentica. Fotografia argentica, ok, va bene, parlerò anche di fotografia argentica. Non ha, scusate, però analogico ha un significato completamente diverso dal fatto della fotografia come segno, così come digitale. Digitale è un termine inglese, no? Digitale vuol dire dalle dita per noi. Per l'inglese digite anche
la parola informatica, no? Chiamiamola fotografia informatica. Digitale mi sembra una roba, è più manuale, no? Che non virtuale, no? Vabbè. Allora, Beniamino Terrano. Sì, quando dicevo dell'informazione che è molto manipolata dall'industria, facevo appunto riferimento soprattutto a quello che diceva Beppe, alla grande illusione che tramandano, che cercano di tramandare, che il digitale è praticamente interno, l'hanno detto in tutte le salse, hanno cominciato dicendo che le riprese sonore su nastro magnetico sarebbero durate chissà fino a quando. Abbiamo avuto già l'esperienza che durano pochissimo, recentemente sul web c'erano due immagini, un'immagine di due oggetti simbolo, una Leica M6 e un registratore Nagra. L'M6 argentico sappiamo che cosa fa e quanto può durare, il Nagra, ho avuto l'esperienza in diretta di un amico che è un registratore super potente, bellissimo, che lo registra su bobine magnetiche. L'esperienza di questo mio amico, lo dico perché però è vicino a me, dopo 15 anni non c'era assolutamente più niente su questi nastri, ed è un oggetto tanto quanto la Leica che viene ritenuto dalla gran parte mitico per prestazione. Ecco, purtroppo c'è l'industria che naturalmente è potentissima, che manipola l'informazione, e quindi giustamente per il loro concetto devono dire, esaltare il prodotto, modificare cose che purtroppo non abbiamo modo di contestare nell'immediato, perché siamo manipolati come informazione, abbiamo poca voce, il consumatore ha poca voce, e da un altro lato c'è una certa ragione anche nel dire che adesso fanno l'invecchiamento artificiale per dimostrare dimostrabile o l'indimostrabile. Nell'argentico abbiamo senz'altro 170 anni di esperienza, 75 dal 1839 abbiamo l'esperienza di quanto veramente durano i materiali. Ecco, io la interrompo qua perché quanto lei sta dicendo mi ricollega un po' a quella parte di discussione in cui si diceva quanto fosse importante la fine art, perché è di nuovo un percorso che può permettere in un qualche modo, dico, tra virgolette, di salvare la fotografia. Un accenno quindi a quello che per lei è fine art, gli strumenti che usa, e poi riuscire a capire se effettivamente è un autentico salvataggio, insomma, che però ha un percorso di 200-300 anni, però è già importante. Sì, fine art diciamo, voleva essere l'argomento del mio intervento, perché parliamo giustamente di stampare le immagini, stampare le immagini digitali con inchiostri più o meno buoni, comunque anche questi sono di durata, si può dire ormai di durata comunque limitata rispetto all'argentico tradizionale. La fine art è un termine comunque abusato, in fotografia io ritengo che si possa applicare soprattutto alla fotografia in bianco e nero. Fotografia in bianco e nero è il mio campo, è la mia esperienza, e vorrei molto dire qualche cosa solo, visto che c'è qua tanta gente tecnica che comunque ha tante esperienze di camera oscura, esperienze anche di antiche tecniche. Per me il tema fine art applicato alla fotografia in bianco e nero è una cosa abbastanza semplice e difficile comunque da capire. Una stampa in bianco e nero ritengo che deve avere comunque stampato bene sempre, comunque, al di là della destinazione. Allora, una stampa in bianco e nero destinata, adesso non più, ma 10 anni fa, destinata a un giornale, chiaramente è giusto che abbia tutte le caratteristiche di tonalità, di intensità, di eventualmente di viraggi, e basta, e basta e avanza, perché l'utilizzo è immediato e semplice. La fine art è un'altra cosa. Un'altra cosa, nel senso che bisogna garantire la durata massima del tempo, per cui tecnicamente, in parole specie, in camera oscura, prima di tutto la grande differenza della carta è politinata varietata, adesso nel caso vi spieghi specificatamente, comunque
la barietta è la carta tradizionale dove c'è una fibra di base, c'è una carta di base, il barrio è uno strato che riflette il bianco, per cui più brillante, e quella considerata la migliore naturalmente attratto alla possibilità fisica di stendere più argento sulla superficie, essendo una carta di un determinato spessore. Contraltare è la carta politenata inventata negli anni 80 circa, questo è un tipo di prodotto industriale inventata per poter funzionare con le macchine, cioè la carta baritata è impossibile sviluppare nelle macchine, la politenata sì. E quindi è nata in quel periodo in cui è saltato fuori il problema della velocità, cioè tutto doveva essere veloce, lo sviluppo in un giorno, è una falsa richiesta che si è inventata l'industria per movimentare il mercato. Mi piace ricordare, mi ricordo negli anni 80, la cosa che la IFO, dopo che hanno inventato la polisenata, funzionava molto, semplice, veloce, si sviluppa non più a mano ma in una macchina velocissima, hanno basato l'idea di abolire la carta baritata. Fortunatamente c'è stato un fotografo, una delle poche volte che l'iniziativa di una persona, un fotografo francese, Jean Diozet, che ha fatto proprio questa petizione in favore del mantenimento della baritata, e fortunatamente ci è riuscito. Veramente negli anni 90 ha rischiato la carta baritata di non esistere più. Vado avanti. Vediamo di stringere nel senso che fare una proposta. Siccome stasera poi ceniamo tutti assieme, chi veramente fosse interessato a questa discussione di fine art si mette con lui e andate avanti a discutere, a creare un dibattito. C'è ancora qualcosa di importante che nella sala devo dire? No, diciamo che tecnicamente ci sono due o tre punti importanti per realizzare la vera stampa finale, cioè con la massima durata. Tra l'altro queste caratteristiche sono normalmente richieste dal collezionista anzitutto e dai musei. Quando si parla di musei, diciamo soprattutto musei non italiani, però veramente sono delle richieste precise. Ho sentito una conferenza di Anne-Cartier-Bresson, che è una grandissima esperta del restauro francese, e diceva: vabbè, adesso al fotografo alcuni musei pretendono da una stampa queste caratteristiche, sommando il tutto io non sarei molto contento di essere un fotografo e vendere una stampa a un museo, contrariamente all'idea comune che chiunque farebbe salti di gioia potrebbe diventare una vera stampa, insomma. Per cui ci sono delle piccole grandi cose non visibili quindi immediatamente, che bisogna soddisfare per garantire veramente la conservazione massima del tempo. Grazie. Nel caso vorrei quello che io ho chiamato scherzosamente in discuto l'uomo del bilancino, perché anche lui, come Beniamino, sostenete che nonostante tutto il digitale sì, ma il digitale non si può far diventare, non mi ricordo più bene come si dice. Ok, ha detto lui. Ne vogliamo velocemente parlare? E tutto questo discorso lo stiamo facendo per riuscire a capire non solo qual è il percorso che oggi una fotografia deve fare per poter diventare opera d'arte, ma anche poi come conservarla. E quindi quando dirà che Giancarlo è importante, perché è un nome in più che si aggiunge a quello che viene detto, è stato detto dagli altri. Vai Giancarlo. Bene, il bilancino, perché con il bilancino prendiamo le nostre polverine e creiamo una composizione chimica. Da questa composizione chimica poi escono fuori dei rivelatori, comunque degli agenti che sviluppano il film e degli altri agenti che sviluppano le stampe, le fissano, e sono molto particolari, molto specifici. Ora, perché il bilancino? Perché ritornare al bilancino? Per eliminare quella parte industriale che oltretutto è molto molto blanda.
Ognuno di noi pensa che sviluppare una fotografia con la chimica prodotta da Tizio, Caio, se proprio, dia una determinata capacità e possibilità, quando invece garantisco che non è assolutamente così. Rimangono su uno standard, ma la finestra di questo standard è veramente piccola. Ci sono dei componenti, ma ovviamente l'uso della bilancina premette anche un determinato studio, studio della chimica, della fisica e della meccanica, che non tutti vogliono fare o possono fare. Okay? Un'altra soluzione, quale potrebbe essere per cercare di avere un'immagine ben stampata al di là della capacità di saper operare sotto il fascio del ingrandimento, oppure saper modulare 8 minuti con le caratteristiche di una negativa da stampare e dedicare alla pratica di pia. Cioè, è un mondo molto molto vasto, perché veramente dopo il click che ognuno di noi fa come fotografo, poi si apre tutto un altro mondo che è molto molto vasto, è veramente molto vasto, e che spesso molti fotografi non se ne rendono minimamente conto di questo. Inizia la camera oscura, inizia la camera chiara, che attenzione, la camera chiara oggi ne stanno abusando per dire: io sto lavorando in camera chiara, sì, ma di che? Fammi capire, davanti al computer quella è la camera chiara? Attenzione che la camera chiara esiste dal 1820, ok? Quindi mi riallaccio al concetto del digitale, che è già un termine sbagliato. Mi riallaccio al discorso che faceva poc'anzi Beniamino, di quelli che erano i vari trattamenti sui materiali, delle petizioni che sono state fatte per cercare di mantenere una determinata caratteristica, quindi la carta baricata. Quindi il discorso del bilancino serve per avere delle specifiche veramente millesimali per quello che si vuole ottenere. Perché non basta soltanto lo sviluppo creato dalla marca, dalla casa Tizio, o il fissaggio dalla casa tra l'altra, e leggere le caratteristiche tecniche che ti dice fissa 5 minuti, sviluppa 3 minuti, ma non è così, non è così. Non c'è tempo per affrontare quelle che sono le caratteristiche fisiche del componente carta emulsionante. Questo un po' per spiegare molto velocemente perché usare il bilancino. Se non si ha la capacità di usare il bilancino, ci sono tante persone che sono capaci di usarlo. E questo che vuol dire? Vuol dire creare anche un team, ti occupi di questo, tu ti occupi di quello e quell'altro si occupa di un'altra cosa. Creare un team significa essere vincenti, creare un prodotto che veramente al di sopra di qualsiasi sospetto. Per un progetto, base numero uno è comunque un progetto, la progettualità. Grazie per il momento, poi riprendiamo. Perché poi c'è la questione del matrimonio, ma quello va poi discusso anche fra di voi, sono di riuscire a capire. Ora chiedo a Fabio Minazzi, che per le 8 più tardi deve veramente partire, noi potremo continuare. Che cos'è questo senso della memoria? Che cos'è questa paura, questo timore di perdere la memoria? In realtà ci abbiamo lavorato molto su questo tema e abbiamo fatto parecchio. Però oggi, sentendo loro, mi viene veramente da chiedere: ma quale memoria infatti vogliamo preservare? E come fare per farla rimanere e per chi? So che vi sto chiedendo tanto, che è necessario contatto, però è una capacità di sintesi tale che ci può aiutare almeno a illustrare, a chiarire un po'. Io partirò da un'osservazione, non so chi ha questo dito a disposizione di tavoli, però vedete che sono un po' isolato, forse perché mi occupo di filosofia, allora la filosofia è quella cosa con la quale, senza la quale tutto rimane tale e quale, però volevo dire un po'. No.
Ringrazio, buonasera a tutti anche per l'invito e rispondo sinteticamente, ma penso di essere stato chiamato a dire parte della collaborazione che da anni abbiamo fatto sia con Daniela che con Sonia, sia pure per motivi diversi, per un altro motivo, perché l'Università dell'Insubria a Varese, dove lavoro, abbiamo fondato un centro che raccoglie archivi fondamentalmente, ma un archivio in particolare riguarda la fotografia, perché 2 anni fa le preziosine, come sono chiamate in gergo lombardo, cioè le suole del sacro sangue di Gesù, le preziosine appunto, ci hanno donato l'archivio di una poetessa, Antonia Pozzi, che forse voi sapete. Antonia Pozzi nasce all'inizio del Novecento e muore a 26 anni nel 38, suicida. E quando ci è arrivato questo archivio, io la conoscevo soprattutto come poetessa, e invece abbiamo scoperto che all'interno di questo archivio non c'era solo la parte, diciamo così, dei manoscritti letterari, ma c'era un fondo straordinario di fotografie. È non solo una grande poetessa, una grande fotografa. E poiché io appunto mi occupo della conservazione degli archivi, si è posto subito il problema alla conservazione, tanto a sapere quante foto abbiamo. Allora, per rispondere alla domanda di Daniela, vi rubo un secondo per rispondere un po' partendo da questo archivio, che tra l'altro, colgo l'occasione, grazie a Sonia, questo archivio sarà visitato lunedì pomeriggio da un gruppo di persone che si è già segnalato, ma lo dico ai presenti, se qualcuno di voi è interessato a venirlo a vedere e a conoscerlo, mi manda una mail, lo trovate sul sito dell'Università di Insubria, Minazzi, e si organizzano appunto delle visite guidate a questo archivio che è veramente straordinario. E allora intanto ho chiamato dei fotografi esperti per questo archivio, poi un archivista, l'abbiamo stilato, adesso sappiamo che abbiamo circa 5.000 foto. Ed è interessante perché siamo negli anni 30 e questa donna straordinaria cosa faceva? Era una ragazza, perché ha morto appunto 26 anni, negli anni 30 verso i 20 anni, le viene regalata da una famiglia particolarmente ricca di Milano, che si stava formando all'Università di Milano, e inizia a usare la macchina fotografica come posso averla usata io quando ero adolescente. Ma a un certo punto, essendo anche una poetessa, la macchina fotografica diventa uno strumento che si lega con la sua ricerca poetica. E noi abbiamo quegli album, gli stessi che ha fatto vedere dell'attore precedente, che sono stati costruiti dalla Pozzi, e a un certo punto voi vedete che non solo c'è la foto con la data, il luogo, ma c'è anche una breve scritta che spesso è un verso che segnala la foto. Allora c'è un incrocio tra la ricerca poetica e la ricerca artistica della foto. Non solo, questa donna aveva una capacità straordinaria quando aveva in mano la macchina fotografica, io la sintetizzo così: sapeva cogliere l'anima di ciò che voleva fotografare. E questo è il discorso che faceva prima l'altro relatore quando ricordava che c'è sempre un'impostazione, un'ideologia, una scelta. La foto non è la riproduzione naturale della realtà, no. La foto è un entrare dentro con una certa prospettiva, una certa scelta, anche pregiudiziale. Allora, cogliere l'anima di ciò che si fotografa è qualcosa di particolare. Ma ancora, come la mia generazione ha fatto, ma questa ragazza lo faceva negli anni 30, sviluppava lei stessa le fotografie nel lavello, come ho fatto io, in cucina. Quando i genitori erano a letto, noi ci si metteva lì a sviluppare. E qui c'era la magia della chimica, perché una foto che stava dentro la tiravamo fuori noi quando decidevamo che era il momento giusto. E quindi vedete che è un processo molto complesso, perché c'è il processo di avere in mano la macchina fotografica, di saper cogliere, perché io vedo ciò che so vedere, e questo è fondamentale, perché se io non so, non vedo. Se io chiedo ai miei studenti che piante vediamo fuori dalla finestra, noi facciamo lezioni all'ex ospedale psichiatrico, è un giardino straordinario impiantato negli anni 30, e ci sono Cedrus atlantica glauca, Cedrus deodara, ci sono delle magnolie, eccetera eccetera. In genere il mio studente mi dice degli alberi. Non vedono quello che hanno sotto gli occhi. Ma perché non vedono? Perché non sanno vedere. Si è perso una... Allora, la macchina fotografica vuol dire saper vedere come puntarla. Ma poi vuol dire fare una ricerca anche di stampa personale, quindi l'aspetto chimico.
vuol dire anche conoscere il procedimento con cui si stampa. E questo ci porta a un problema che per me, che sono archivista, è un problema drammatico, ed è il problema non solo delle foto, ma dei documenti. Io il mio primo computer l'ho comprato nel 1980, era un Mac, non era il Mac classico, il primo Mac, quello che mi ha rovinato la vista perché aveva uno schermo piccolissimo, e funziona ancora, ce l'ho, funziona. Ma dall'80 a oggi, sono passati 36 anni, ho tutta una serie di computer e pochissimi dialogano tra di loro. Devo conservare dischetti diversi perché ogni tecnologia è, diciamo così, chiusa in se stesso. E allora, dal punto di vista del problema della conservazione, c'è questo fatto che noi sappiamo che c'è un mezzo che conserva molto bene, ed è la carta. La carta ha superato ormai i 5-6 secoli e i documenti li ha conservati. Io non mi fido della soluzione informatica, anche se oggi sto trasferendo tutti gli archivi cartacei anche sulla dimensione informatica, perché faccio un esempio, abbiamo un archivio particolarmente ricco che ci è arrivato da una famiglia storica di Milano, conservava delle lettere del presidente Lincoln degli Stati Uniti, l'abbiamo messa online e dopo poco si è arrivata una richiesta degli Stati Uniti di poter utilizzare quelle. Ecco, questa è la potenza dell'informatica oggi, cioè online, stando in America, hanno consultato il nostro archivio, potete consultarlo anche stando qui a Macaia. Allora, rispondo alla domanda di Daniela. Primo, preferiamo la carta perché la carta è un supporto che la storia ci dice ha superato indenne alcuni secoli. Noi abbiamo un'edizione dell'enciclopedia dei maestri illuministi del Settecento, abbiamo tutta la raccolta del Politecnico di Catania dell'Ottocento, e quando voi vorrete venire nel nostro centro a vederla, sembra stampata ieri. Ci sono, e c'è carta e carta, la chimica, il bilancino. Se voi prendete la carta dei giornali pubblicati all'inizio del Novecento, si autodistrugge mentre, e sono passati solo 70 anni, si autodistrugge. La carta del Settecento, dell'Ottocento, del Seicento, del Cinquecento è una carta bellissima, ed è un problema chimico, come facevano le carte. Secondo, cos'è la memoria? In sintesi io direi che la memoria è lotta, è quel pregiudizio che diceva prima lui, cioè non c'è solo nel modo in cui è imposto la macchina fotografica, perché non tutti sanno cogliere l'anima in ciò che vogliono fotografare, e quindi bisogna saper vedere ciò che si vuole vedere. E saper vedere è il punto fondamentale, ma ci vuole anche una lotta per la memoria. Chiudo con questo aneddoto che è vero. Io avrei una domanda. Io chiudo con questo aneddoto e poi ti lascio fare la domanda. No, ma per dire come è possibile tornare indietro, infatti quello che sta in un momento colpendo è questo sistema della carta che è rimasto. Io stesso ho lavorato nella camera oscura, poi però io veramente ho tutto il digitale. La stampa a colore fatta col digitale, ma non ti rimane neanche a morire, dopo due anni è sparita. Quindi vuol dire che tutti, ma significa che allora il processo di massa della fotografia va a morire, perché bisogna cominciare a tornare tutti degli artigiani. Sì, questa ma, è la cosa di sostanza. Ma non solo, ma guardate che l'industria non ce lo permette. No, ma il problema è più drammatico. Non solo va a morire la conservazione della foto, vanno a morire le biblioteche. Quando io ho insegnato per alcuni anni a Lecce e poi sono stato chiamato qui all'Università dell'Insubria, e per mia abitudine consegno sempre alle biblioteche della mia università tutto quello che ho pubblicato, perché penso che sia un diritto di un mio studente andare a vedere le sciocchezze che ho scritto, così può vederle gli altri. Ecco. Quando sono arrivato all'Insubria mi è successo un episodio curiosissimo che mi ha fatto pensare, perché vado dalla bibliotecaria e porto le mie pubblicazioni in regalo, in omaggio, e la bibliotecaria mi risponde in questo modo: ah no professore, non crederà mica di liberare casa sua per venire a impestare la nostra biblioteca. Sono rimasto, non ha preso i libri. Allora ho cercato di capire perché io, regalando i libri, impesto una biblioteca che dovrebbe consegnare i libri. Perché ormai le biblioteche sono tutte online, moltissime riviste di medici, di biologi sono solo riviste virtuali. E sono riviste per cui va, adesso vi do una cosa tecnica, ma è importante saperlo, perché questo è l'andamento del Ministero. Non c'è nessun ministro che ha assunto questo problema perché ragiona in questo modo.
Al Ministero ragionano, e questo è un criterio che ha preso proprio dalla ricerca scientifica di base, che una pubblicazione è come lo yogurt. Voi sapete che se lo yogurt lo mangiate entro la scadenza, non potete più mangiarlo, e così è la produzione scientifica. Per l'Italia dopo 5 anni il prodotto scade. Ecco, questo è qualcosa di terribile. Perché? Ma intanto io mi occupo di quella cosa con la quale, senza la quale tutto rimane tale e quale, quindi quando io mi chiedo ma quando è scaduto Platone, quando è scaduto Tommaso, quando è scaduto Kant, già subito capiamo che questo criterio di far scadere una pubblicazione dopo 5 anni non ha senso. Ma prendiamo pure l'ambito scientifico. 1905, Einstein pubblica la sua famosa teoria della relatività, che è una delle più potenti teorie che la storia del pensiero occidentale abbia mai prodotto. Di che cosa è ricca quella teoria? Di pensiero, che è una materia impalpabile. È il pensiero che mi permette di saper vedere, è il pensiero che mi permette di fare una certa foto, è il pensiero che mi permette di usare il bilancino in un certo modo. Il pensiero è il cuore di una cultura. Siamo noi riusciti ad avere un pensiero migliore di quello di Einstein? 2016? La risposta è no. Però per il nostro ministero la pubblicazione Einstein del 1905 è scaduta. Ecco, allora siamo di fronte a questo. La lotta per la memoria non è solo la conservazione del supporto cartaceo, è la conservazione e la difesa del ruolo del pensiero in tutto quello che facciamo. E qui si aprirebbe un discorso enorme, perché la tecnica, tutti gli interventi precedenti a me hanno evocato problemi tecnici precisi. La tecnica non è quello che in genere viene percepito. In genere si percepisce la tecnica come qualcosa, lo dirò con le parole della tradizione letteraria italiana, no? Tecnica cos'è? Qualcosa di automatico, e in quello che è automatico non c'è pensiero. Questo è uno sbaglio straordinario. Se voi leggete la voce arte dell'enciclopedia dei maestri illuministi, Diderot dà una definizione di tecnica straordinaria, che è esattamente l'opposto di quello che oggi domina. Dice, cos'è l'oggetto tecnico? Cos'è questo microfono? Un qualunque strumento tecnico. E Diderot dice, guardate, lo strumento tecnico è qualcosa che non esisteva in natura, ed è quindi l'intelligenza, il pensiero dell'uomo che si materializza in un oggetto. E questo oggetto è un anello di congiunzione tra due mondi, il mondo della natura, che è retta da leggi, diceva Galileo, sorde et inesorabili, cioè leggi universali necessarie, e il mondo della fantasia, della creatività, del pensiero. L'oggetto tecnico è questo anello di congiunzione. Noi viviamo una società che abbiamo costruito grazie alla tecnica, ma allora, diceva Diderot, la tecnica è cultura. E questo è il punto fondamentale, bisogna recuperare la cultura e il pensiero che è dentro nell'oggetto tecnico, avendo la capacità appunto di dominare noi la tecnica, non essere dominati. E invece lo scenario che è stato disegnato prima è proprio questo, la grande industria sta disegnando un meccanismo che ci espropria del pensiero che è dentro nelle prassi, per cui la difesa della fotografia all'argento è in realtà è la difesa di una prassi che è legata a un fare artistico e culturale che è legato appunto anche alla storia di questa tecnica. E quindi io penso che la memoria debba essere intesa come lotta, come impegno, come sforzo. Chiudo con questo aneddoto. Nel mio centro conserviamo una ventina di archivi, uno dell'Ottocento e poi gli altri tutti del Novecento, e circa 13.000 volumi sono biblioteche d'autore. Io sono un professore, ho fondato questo centro, ma insegno fondamentalmente. Quando sono andato al mio rettore, che è un informatico, quindi un ingegnere informatico, gli ho chiesto lo spazio per questi materiali che tanto ci erano stati donati, che non so più dove metterli. E il rettore mi ha detto, ma perché ti devo dare spazio per conservare della carta, dei libri, quando io su online trovo solo l'organo di Aristotele? E l'obiezione era reale. E la mia risposta, che non avevo pensato che facesse questa domanda, però la risposta mi è venuta lì per lì, ma la risposta corretta, giusta, è questa: ma perché noi abbiamo biblioteche d'autori, quindi abbiamo l'edizione dell'organo di Aristotele con i marginati, cioè con gli appunti dell'eminente studioso che ha lavorato su questo. E questo non c'è da nessuna parte, è un bene unico. Ecco, allora in questo senso la risposta è stata sì, mi ha dato lo spazio, però vi posso dire che la lotta è sempre, perché con l'informatica non abbiamo più bisogno dello spazio delle biblioteche. Ecco, invece bisogna avere la capacità
di difendere questi strumenti, questi oggetti tecnici, il libro, perché sono oggetti come il cucchiaio e la forchetta, cioè sono di una tale perfezione che non sono ulteriormente perfettibili. E allora bisogna avere anche il coraggio di dire. A me è capitato quello che hai evocato prima, avevo delle foto che la mia compagna ha tenuto su un computer, a un certo punto questo computer è saltato e abbiamo perso circa 3 anni di foto della vita, dei primi 3 anni di vita di bambino, perché avevo cercato di recuperare. E da allora, perché vedete, è successo anche a me, da allora io tutte le foto fatte con le macchine le stampo, tutte, perché è l'unico modo, e le scatole della Pozzi sono scatole esattamente così, in metallo, con l'intelligente, della conservata, e anche le pellicole abbiamo ritrovato. Quindi voglio dire, dobbiamo veramente impegnarci per lottare per questo. L'ultima moda in Italia è che quando fanno le visite di sicurezza nelle scuole, sapete qual è il locale più pericoloso delle scuole? La biblioteca, perché è a rischio incendio. Ecco, se iniziano a passare queste culture in una scuola, pensare che bisogna eliminare la biblioteca perché è a rischio incendio, vuol dire che bisogna attrezzarsi per un'altra difesa. Mi spiace che io non starò a cena questa sera, mi spiace che non ce la faccio, quindi non potrò continuare il discorso. Io credo che voi in sala avete colto quanto questo discorso sulla fotografia, sullo sviluppo possibile su carta e come, sia un discorso decisamente importante, oserei dire quasi fondante. E mi chiedo se avete voglia di fare delle domande, magari voi stessi avete qualche elemento che può servire per approfondire. In sala so che c'è anche Piero Gemelli, quindi se anche lui avesse voglia di dire, di aggiungere qualche cosa, sì, è fatta lei, andrebbe bene, però l'ho già visto prima, non lo conoscevo di persona, quindi non avevo capito che era lei. Ecco. Vuoi magari venire qua dal microfono, vuoi magari aggiungere qualcosa su questa discussione, perché in sostanza qua più o meno sono quattro uomini di cultura completamente diversi tra loro, che in sostanza tengono tutti. Tanto vero che mi sono chiesto, ma questa sera qua dentro stiamo facendo un discorso antisistema? Non è questione di fare un discorso antisistema, io penso che sia da rivedere un pochino, adesso è complicato perché si sono toccati parecchi punti, ma sia un po' da rileggere i limiti di ciascun aspetto, perché si parla di fotografia, ma la fotografia c'ha anche un'immediatezza e un consumo, basta pensare a tutti i vari selfie che io non credo abbiano nessuna finalità di andare al di là delle 24 ore, voglio dire, non c'è problema di conservazione di cosa, non penso. La fotografia, per come l'ho vissuta io agli inizi, da ragazzino, era l'occasione di ricordare qualcosa che accadeva, era un evento speciale, 36 fotogrammi erano 36 foto di 36 giorni speciali della vita, si cominciava a Natale, si veniva a Pasqua a fare fotografie. C'era più, come dire, attenzione nel particolare da documentare per la paura di perdere quella memoria di cui si diceva. Ma io non credo che fare il selfie del piatto piuttosto del tè con qualcuno abbia una finalità di memoria, soltanto un essere presente, una dichiarazione di presenza in quell'istante, e dovrebbero consumarsi ed esplodere dopo 24 ore. Ha più senso alcune, avevano fatto, mi pare, un qualcosa tipo Instagram o simile, per cui le immagini che mettevi il giorno dopo sparivano, o forse c'è ancora qualcosa di questo tipo. E quel tipo di fotografia lì non c'è il problema della conservazione. Secondo me l'aspetto può essere invece un altro, il fatto di cercare oggi di coniugare tecniche diverse su comunicazioni diverse. Allora, finalità, come dire, una logica tra il pensiero che genera l'immagine, la tecnica che lo realizza, e non adattare così la prima che capita, quindi il digitale, il telefonino, per fare una foto che abbia chissà quale poi finalità posteriore. Quindi credo che bisogna proprio ripensare i metodi. Allora, un tipo di... è un po' come lo scrivere, quello che si diceva prima sullo scrivere, l'esempio che aveva fatto Settinio sulla scrittura. Non è la penna che fa la differenza, conta il contenuto. E nel momento in cui c'è un contenuto, io credo che a questo punto sulla fotografia si dovrebbe cercare
la tecnica e il metodo adatto, dopodiché la necessità, se ne vale la pena, di conservarlo, e quindi le cose si mettono in fila da sole. È un pochino di riprendere coscienza di quello che ci sta intorno. Quello che mi spiacerebbe se finisse tutto quanto nell'equivoco del, come dire, dare una valenza artistica, si è parlato di arte e compagnia, dare una valenza artistica ad un prodotto solo perché poi fa ricorso a tecniche realizzative che in qualche maniera sono nobili. Cioè, non credo, perché forse funziona bene il discorso che si era fatto ancora prima sulla penna, cioè non è un problema di, cioè la qualità è una qualità del messaggio, è una coerenza tra il pensiero, il prodotto che viene generato e io aggiungo la tecnica con cui lo realizzi. Quindi dovrebbe essere visto sotto questo aspetto. Poi è chiaro, conservazione, il problema del disco, il problema è tutto quanto giusto, ma va messo nel suo giusto posto. Quindi allora torniamo a quanto già proprio all'inizio Marcello Torrenti diceva, quando diceva no, un momento, ci vuole un talento interno, ci vuole una capacità interna. Lei quando parlava dei selfie prima, io penso, sono circondata da nipoti che si fanno i selfie, però per il momento se li vogliono tutti conservare, perché poi se li rinavano, se li raccontano, insomma. Ragazzini che vanno da 12 ai 17, 18 anni. Ma io ho un figlio di 25 è già un'altra generazione, però ricordo che tante cose che lui diceva, ma questo io lo terrò per sempre, in realtà questo sempre finiva molto presto, per cui non andrei a pensare a questo discorso. Io penso che adesso ci sia una velocità e un consumo di tutto che di fatto toglie valore alle cose che si cerca di avere, di conservare e di produrre. Allora, il problema è semplicemente quello di voler andare al di là, come dire, renderlo universale o tenerlo per sempre, la necessità personale di tenere qualcosa per sempre. E questo è un altro aspetto, e non credo che sia una foto fatta al volo sul telefonino, non credo che sia questo. Piuttosto questo potrebbe essere, mi collego al discorso che si faceva dell'industria che condiziona un pochino. Certo, potrebbe essere, l'industria dice, hai fatto la tua bella foto con i tuoi amici, ti sei fatto il tuo bel selfie, lo conservi per sempre, stampalo così. Ma lì è palese che sia una truffa, il sempre è questione di numero di anni limitato. Allora, se per sempre è l'arco di una vita di una persona, dici che non ha nessun senso. E a quel punto il discorso è un altro. Se questo materiale che viene prodotto possa realmente un domani essere quel materiale la documentazione dell'epoca passata, allora sì, ha senso quello che si diceva, stampate tutto, perché saremo un popolo senza memoria concreta, cioè non avremo niente da vedere, da tramandare, perché la parola e il ricordo si perdono con due generazioni, non è che va tanto più in là. Poi ritorna la cosa scritta, ritorna il discorso del documento. Ma il problema è soltanto questo, è un momento, credo io, da un po' di anni, fondamentalmente centrato su ora, subito e basta, cioè, il domani non esiste, non c'è questo problema del domani, è diventato parlare di un futuro, io penso che sia oggi abbastanza un problema romantico per certi mezzi, cioè un romanticismo pensare di conservare qualche cosa, perché in molti aspetti non c'è l'interesse. L'importante è averlo, dimostrarlo alla fine del discorso. Tutto chiuso intorno a noi, in un ambito temporale anche a volte eccessivamente ristretto. Non è troppo distretto. Loro si perdono nella mia storia. Io penso se c'è qualcuno o al tavolo tra gli studiosi regia. Volevo solo sottoscrivo pienamente quello che è stato detto. Così porto anche un piccolo episodio di esperienza. Io sono stato curatore più volte di magari qualche fondazione, ho lavorato anche per la stampa, ma è capitato molte volte di persone che mi presentavano una serie di fotografie proprio molto mediocre, dicendo che però sono state scattate con la pellicola. Allora quello dovrebbe essere proprio
la ragione per cui doveva essere pubblicati o esposti, no? Cioè, le brutte foto le facevamo prima, le facciamo ancora adesso, non cambia niente, no? Bagno oscura, quello che dicevo. Camera oscura fatta in casa, si chiama bagno oscura, no? Ok. Mi ha portato... Volevo dire un'altra cosa, ma mi sa che mi è sfuggito. Ti verrà in mente, Giancarlo, rispetto a quello che diceva Piero Gemelli? No, no, rispetto a quello che diceva Piero, assolutamente d'accordo. Non, alla fine, stringendo tutto, oggi succede tutto per quel determinato momento e poi basta, chiuso, finisce lì, muore lì, la situazione muore lì. Aggiungerei soltanto che il discorso che avevamo dovuto fare del matrimonio famoso tra questa brutta parola analogica e questa brutta parola digitale ha comunque una sua valenza, perché uno aiuta l'altro in un certo quel modo. Però, come dire, poi ti porto, è un esempio tipico, è stato Settimio. Con Settimio Benedusi noi avevamo fatto, diciamo, un esperimento. Da un suo file digitale trasformato e abbiamo rilasciato da una stampante un acetato inchiostrato e poi l'ho preso, l'ho stampato, l'ho contatto, comprandone e parlare. E gli ho detto, bello, lui dice, sì, bello, straordinario, fantastico. Io gli ho fatto vedere cos'è il platino da una pellicola analogica e lui mi ha detto, no, cioè, aspetta. Aspetta, qui stiamo parlando di un altro mondo, ok? Quindi il digitale sposato con l'analogico ha una sua ragione, ma l'analogico rimane analogico, o comunque l'argento rimane l'argento, no? E il digitale rimane tale. Poco da sposare, è fattibile il matrimonio, c'è molto litigio. Tant'è che poi Settimio gli ho fatto per fare delle fotografie con un apparecchio a lastre. Quindi pellicola argentica e poi stampa a contatto, comprate nel pallaglio. Quindi c'è una ragione del matrimonio tra digitale e analogico, ma la valenza però rimane sempre analogico, che si sposano determinati materiali e quindi rimane uno stato puro. Mentre il digitale casca per terra, l'ha dimostrato poc'anzi i Bocchi e usci lì e ti sei perso tutto. Fabio, hai ancora qualcosa da aggiungere prima di partire? E poi su questi discorsi? È passato il microfono, sono rimasti a uno, ma va bene. Ok, Beniamino Terrano. Se no, io faccio presente solo una cosa. Vabbè, c'è la fotografia dei selfie, c'è la fotografia del telefonino, però ormai da un bel po' di anni la fotografia è entrata a pieno titolo nell'arte contemporanea, per cui l'arte contemporanea si vende, si espone nelle gallerie, è chiaramente un altro tipo di foto, però i comportamenti sono quelli classici, nel senso che c'è un commercio dietro, ci sono dei galleristi dietro, sostengono, fanno le valutazioni, sostengono artificialmente alcune persone e altre no, perché fa parte del sistema. Un sistema ormai collaudato nell'arte classica, pittorica, nel bene o nel male, ma soprattutto nel male, io ritengo, la fotografia si è adeguata e si deve adeguare, perché è diventato un prodotto commerciale, anche se in base ci sono dei valori artistici da sostenere, ci sono chiaramente delle onestà fondamentali di base che permangono, però è commercio, cioè ormai chi è che si lo dice ancora che Picasso era un grandioso idealista che faceva a tutti i secondi delle opere d'arte, lo sapeva benissimo cosa valeva ogni suo tratto, ogni al bar quando Scarabocchio scriveva sui tovaglioli, sapeva benissimo il valore di quelle cose. Per cui la fotografia, un determinato tipo di fotografia, si è adeguata, fatta adeguare, è diventata parte integrante dell'arte contemporanea.
Sì, io faccio un passo indietro rispetto alla fotografia d'autore, fotografia d'arte, eccetera, riprendendo il discorso della, dei selfie che servono, durano 24 ore. Comunque sia, per esperienza diretta e indiretta, la fotografia è la chiave di memoria più potente che abbiamo a disposizione. Per cui il vedere una fotografia di 60 anni fa mi ha portato a ricordare i cognomi dei miei compagni di scuola della seconda media, cosa che io non avrei mai più pensato di ricordare. Ma non solo, io ho fatto dei corsi proprio su, di fotografia come, come memoria delle persone, definiamole anziane, ma non mi piace come, come termine, no? Ho chiesto loro di portare l'album di famiglia e loro stessi si sono meravigliati di, dei ricordi che la fotografia di decenni prima riportava alla loro mente. Quindi quella è una delle chiavi più potenti della, della nostra memoria. Lo stesso selfie che oggi non serve, perché serve solo un momento, fra 10 anni servirà a chi l'ha fatto per ricordarsi, e se non lo ritrova, quel momento non lo ritrova più. Il discorso che facevo io, Anna, intanto c'è un problema di quantità, per cui prima le cose che si facevano erano comunque meno, e per una serie di ragioni economiche, tecniche, di capacità e tutto, erano più selezionate. Ok. Allora, il discorso sul selfie non selfie, ho tirato fuori questo per dire che è uno degli aspetti più eclatanti dell'utilizzo della fotografia senza una ragione specifica, senza un motivo particolare. Di tanti milioni, poi qualcuno si salverà e poi qualcuno racconterà, ma non c'è bisogno di tutti per raccontare. C'è molte cose dette qui stasera, soprattutto nell'ultima parte. Io faccio fotografia al collodio, quindi estremamente materica, estremamente argentica. Non condivido per niente tutta la discussione fatta sulla conservazione. È vero che si salta un computer e si perdono anni di fotografie, si rompe un telefonino, eccetera, eccetera. Esistono i backup fatti in n.000 dischi in giro per il mondo, in n.000 cloud, che conservano le fotografie molto meglio di un qualsiasi archivio storico che è suscettibile a incendi, allagamenti, cavallette, qualsiasi cosa mangi la carta. Quindi io su questa cosa mi sento di non essere d'accordo. Secondo me la conservazione è giusta e doverosa su carta, le biblioteche, sacre, sempre e comunque, ma non credo siano l'ultimo baluardo della conservazione della memoria. Io credo che il digitale possa dare un aiuto straordinario in questo. Chiunque ha un computer con delle foto e non fa un backup, non ci tiene abbastanza, mettiamola così. E aggiungo anche che sì, si sta sempre un po' sul discorso digitale versus analogico o argentico, quando in effetti sarebbe opportuno spostarsi su un altro discorso, che era quello che era stato toccato all'inizio, cioè cosa rende la fotografia un'arte. E non saranno, purtroppo, io ne faccio parte, per l'amor di Dio, non saranno i nostri bilancini, non saranno i nostri grani d'argento che ci avvicineranno di un centimetro all'arte. Non è quello, è il pensiero. È l'idea scritta al computer, con l'apice sulla sabbia, col sangue sulla tela, è quello che farà l'arte. Quindi anche qui, sempre, la battaglia digitale, analogico, cosa è meglio. Io faccio analogico perché al computer mi faccio tutto. Però è soggettivo, non è, è il mio pensiero, e se siamo tutti qua è perché nell'analogico ci crediamo molto. Ma non ci avvicinerà all'arte neanche un centimetro. E quindi continuiamo perché ci piace, ci divertiamo, tutto quello che volete, ma questo è un'ultima cosa. Però dall'illusione. E questo è un momento di vita esatto. Illusorio.
Esatto, sono assolutamente d'accordo, poi ci discutiamo i numeri che mi piace. No, quello che cercavo di dire. Esatto, è assolutamente... Ci troviamo nell'illusione, nell'illusorio. Esatto. Si documenta che io ero qui ora, non è importante che sia ricordato. Cioè la mia è una critica a monte e al di là di quello che si è parlato. La conservazione ha un senso, per come vedo io, se c'è da conservare, se c'è qualcosa. Perché ci sono mostruose fotografie argentiche che ho fatto anch'io per il primo quindi ci sono un'infinità di cose che si dicono, di fotografie che si fanno, di parole che si spendono, per cui di roba da conservare ce n'è un'infinità. E che bisogna tornare al discorso che si diceva prima, è un problema di cultura, bisogna imparare intanto a capire che cosa raccontare, ad avere una necessità a raccontare. E poi dopo capire come si può raccontare, qual è lo strumento più adatto. Per potersi tirare dei pensieri in testa, la fotografia non c'entra un tubo, devo andare a imparare a scrivere, non a fare le fotografie. Il problema è il racconto, è la cultura del racconto ed è la coscienza della memoria. Io penso che sono questi gli elementi. Dopodiché questi elementi andiamo a discuterli uno per uno sulle tecniche da utilizzare e va benissimo. Ma è quando parlavo con Giancarlo, una tecnica di stampa antica, molto, molto preziosa, molto variabile anche su una conoscenza tecnica. Quindi, cioè, perché devo farla io quella stampa lì? Per farci cosa? Allora, minimo pretendo, certo, poi non ci riesco, ma almeno cerco, pretendo che quello che ho pensato di fare abbia una coerenza che mi porta a dire quel sistema lì è quello che vorrei per raccontare. E allora quella tecnica ha un senso, secondo me lui quando si mette lì con il bilancino ha una ragione in più per farlo, perché ha anche la responsabilità di tradurre e utilizzare la sua abilità per raccontare bene quello che voglio dire. Io avevo raccontato prima quando parlavamo, avevo uno stampatore a New York lavorando in giro per il mondo. Non potevo pretendere di controllare tutto, però avevo, grazie a Dio, una qualità professionale e tecnica tale per cui io dovevo essere sicuro che quella stampa che usciva firmata da me comunque era una stampa all'altezza. Avevo uno che poteva essere la mia controparte, cioè io lasciavo i negativi a lui, mi arrivavano le stampe e nemmeno le avessi stampate io. Cioè deve essere uguale o meglio, uguale o meglio, cioè lui doveva capire che cosa io volevo fare. Poi per carità, quella foto finiva su un giornale piuttosto che su una roba, era anche uno spreco di qualità e di buona volontà. Però comunque per me, che lo facevo per un motivo al di là della commessa, volevo che fosse fatto bene, che fosse fatto coerente con quello che ha prodotto la mia foto.